Apparentemente la relazione che io presenterò oggi sembra una relazione fuori dal coro. Dico apparentemente perché chi ha frequentato le giornate psichiatriche ascolane fin dalle primissime edizioni sa benissimo che insieme alla voce della psicopatologia, della clinica e delle neuroscienze si è dato sempre spazio e voce alla psicofarmacologia in un clima di intenso dialogo e tenderò di proseguire su questa strada. Proprio a partire da questa voce, diciamo, di dialogo è sorta l'idea della neuroinfiammazione come leitmotiv della genesi delle psicosi schizofreniche. In realtà, come sapete, è nozione non recente, ma che ha determinato il forte impulso alla commercializzazione dei primi antipsicotici a partire dagli anni 50 in poi. Processo infiammatorio che, come potete vedere da questa slide evocativa, questo era il visual di lancio dell'aloperidolo, forse alcuni di voi se lo ricorderanno, era evocativa appunto questa immagine dei pompieri che gettano con grande potenza l'acqua appunto sul fuoco dell'infiammazione. Questo discorso è stato poi ripreso e lo riprenderò più avanti, ma ricordo come nella clinica delle acuzie psicotiche, psicopatologiche, ancora adesso, anche perché c'è una demonizzazione, ma ancora adesso aloperidolo e clopromazina, che sono stati i primi antipsicotici ad essere commercializzati, sono ancora un validissimo ausilio nella clinica quotidiana. Ma sappiamo benissimo oramai da dati incontrovertibili, da letteratura e da dati clinici, basta vedere come sono cambiati i pazienti negli ultimi anni, i pazienti schizofrenici intendo, questi farmaci di prima generazione, diciamo così, determinano un aumento dello stress ossidativo cellulare, un'apoptosi neuronale e in pratica uno scompaginamento del sistema macro e microgliale. Ma l'innovazione psicofarmacologica, prima lo accennavo, in questi anni, in questi decenni, diciamo così, ha seguito delle linee di indirizzo e di outcome che hanno avuto via via degli step diversi. Hanno avuto come step l'efficacia sui sintomi psicopatologici, hanno avuto come step il mantenimento a medio e lungo termine della stabilizzazione di questi sintomi, hanno avuto come focus di interesse l'efficacia
su alcuni aspetti che possono riguardare il mantenimento e la stabilizzazione dei sintomi, appunto, e alcuni aspetti, in chiave più moderna, del funzionamento sociale, cognitivo e globale del soggetto, nonché più recentemente ancora alcuni aspetti che riguardano la reability e il concetto moderno di recovery. Ma entrando nello specifico del mio discorso odierno, che vertirà per alcuni aspetti, tratterà per alcuni aspetti di farmacogenomica, quello che ha interessato negli ultimi anni la psicofarmacologia è qualcosa che riguarda la ricerca di terapie mirate, no? Di cosiddette terapie personalizzate. E si è partiti, diciamo, sulla scia di alcune aree della medicina più avanzate nella ricerca in questo senso. Pensiamo all'area oncologica, per esempio, no? All'area ematologica, endocrinologica. Anche nell'area psicofarmacologica si è andati via via a un, forse fortunatamente, a un passaggio, di testimone dalla ricerca, da studi su i cosiddetti trials randomizzati, dove si andavano a individuare pazienti standardizzati, tutti schizofrenici, schizoaffettivi, dove la risposta farmacologica, diciamoci la verità, è stata quasi sempre parziale. Allora si è, ecco, sulla scia di chi aveva già ricercato e con successo alcuni aspetti che riguardassero le terapie mirate, anche nell'area psicofarmacologica sono nate le ricerche su studi più attinenti alla clinica, come per esempio gli studi naturalistici, gli studi osservazionali clinici e soprattutto i cosiddetti one trials case, che sono i cosiddetti trials su caso singolo. Questi trials su caso singolo effettivamente sono quelli che hanno dato piena dignità a quella variabilità interindividuale che, se pensiamo alla schizofrenia, è per ovvie ragioni assolutamente ampia. E allora si è discusso molto e si è andato così alla ricerca di strumenti e di focus che ci permettessero di, in un certo senso, comprendere la risposta individuale ai farmaci. Ma sono emerse delle problematiche che erano in nuce soprattutto a cosa? All'evoluzione stessa dei trattamenti farmacologici. Perché nel frattempo sono, diciamo così, si sono sviluppati i cosiddetti farmaci di seconda e terza generazione nell'ambito degli antipsicotici. Antipsicotici seconda e terza generazione che in realtà hanno una complessità tale che determinano delle risposte che possono avere, diciamo così, una assoluta variabilità, non solo legate all'individuo, ma legate addirittura ai dosaggi farmacologici. Mi spiego meglio con un esempio. Pensate ad aripiprazolo. Aripiprazolo è un farmaco assolutamente complesso che a basso dosaggio fa una cosa, è un agonista parziale dopaminergico, come sapete, a più alto dosaggio è un antagonista dopaminergico importante. Ecco, quindi capite bene che questi elementi di complessità hanno reso molto più complesso anche gli studi stessi. Certamente possiamo dire che c'è stato l'ausilio, appunto, della farmacogenetica che ha determinato, diciamo così, dei focus di interesse nell'area dell'ambito della medicina personalizzata, dove accanto, l'abbiamo visto anche stamattina con il professor Troisi, accanto agli aspetti
per carità, centrali genetici dell'individuo, non potevano non essere presi in considerazione, ripeto, se stiamo parlando di terapie mirate, individualizzate, i fattori specifici di quell'individuo e i fattori ambientali correlati a quell'individuo. Pertanto spesso tra noi clinici il reparto, un po' con sana invidia, abbiamo sempre visto anche i colleghi che venivano a fare consulenze al reparto con una sorta di invidia, no? E il consulente della medicina interna che ogni qualvolta doveva inserire un antibiotico ci invocava l'antibiogramma. Tra colleghi si è sempre discusso, magari avessimo un antibiogramma per i nostri farmaci. Ecco, ciò che era, diciamo così, una meteora, una utopia, in realtà poi in questi anni si è sviluppato come dato di realtà. E allora questi aspetti in un certo senso hanno dato anche dignità anche alla psicofarmacologia. Allora adesso vi parlerò di un dispositivo che è in commercio da pochissimi mesi, forse ha raggiunto un l'anno. Questo dispositivo chiamato Neurofarmagen, ma attenzione, non è l'unico, che è un dispositivo farmacogenetico di analisi probabilistica che ci informa qual è il trattamento più adeguato per il nostro paziente. È un dispositivo, ripeto, di analisi probabilistica, quindi non di certezza, i dati vanno presi, diciamo così, con le molle, ma è quello che noi clinici ci auspicavamo, cioè questa sorta di antibiogramma per i nostri farmaci. Questo dispositivo in particolare ci permette l'analisi, ci determina informazioni circa alcuni polimorfismi genetici correlati alla farmacocinetica e alla farmacodinamica di alcuni farmaci utilizzati nell'ambito delle malattie psichiatriche e delle malattie neurologiche. Questo dispositivo ci informa, tra l'altro, non solo della risposta più o meno positiva a una determinata rosa di farmaci, ma ci dà indicazioni anche circa la probabilità di rischio di reazione avversa correlata a quei farmaci e addirittura delle informazioni circa il metabolismo a livello epatico dei farmaci analizzati, ossia vedete, ci permette, identificato il paziente, ci permette di saggiare, analizzare se quel determinato farmaco è metabolizzato in maniera lenta, rapida, ultrarapida o in maniera normale da quel determinato soggetto. E allora, vedete, questa è una tabella esplicativa, molto esemplificativa, di quello che produce questo test. Ripeto, è un test di analisi probabilistica, quindi i dati vanno presi per quelli che sono. Nella parte più in alto vedete, diciamo così, alcuni antidepressivi analizzati, nella parte intermedia gli antipsicotici e nella parte in basso gli stabilizzanti dell'umore. Se noi identifichiamo con quel numerino il paziente e ammettiamo che questo paziente è affetto da psicosi, come si legge questo test? Si legge in questo modo: questo paziente potrebbe rispondere positivamente all'operidolo, al paliperidone, al risperidone, mentre forse risponde meno bene a olanzapina e soprattutto eviterei di associare olanzapina a paroxetina per il maggior rischio di eventi avversi.
Questo test è molto semplice, ripeto, è un'analisi genetica del DNA del paziente e si ottiene dal prelievo di una piccola quantità di saliva del paziente. Termino qui questo discorso sul test. Vorrei ricordare però e puntualizzare ancora una volta che questo è un test di analisi probabilistica, quindi i dati ottenuti vanno sempre confutati nel pieno rispetto delle osservazioni provenienti dalla clinica. E adesso passerei rapidamente a così fare un flash sui farmaci orali recentemente approvati dalla FDA negli Stati Uniti e in corso di approvazione presso la nostra Agenzia Europea del Farmaco e presso la nostra Agenzia Italiana del Farmaco. E tra questi sicuramente quelli più interessanti perché di prossima commercializzazione troviamo brexiprazolo, cariprazina, iloperidone, l'urasidone che in realtà già è stato approvato dalla nostra Agenzia Italiana del Farmaco e il Nuplazid, cioè la pimavanserin. Questa è la classificazione di classe con cui sono stati approvati questi farmaci, ma ne entro brevemente nello specifico. Brexiprazolo è un farmaco assai interessante, è un agonista, antagonista dopaminergico e serotoninergico che ha un'affinità peculiare ed elevata per i recettori dopaminergici D1, D2 e D3 e ha una elevata affinità per il recettore serotoninergico 5-HT1A. Pertanto è stato approvato dall'FDA per la depressione maggiore e per la schizofrenia. In Europa e in Italia verrà approvato esclusivamente per schizofrenia. Così come aripiprazolo, giusto per intenderci, questo farmaco, brexiprazolo, a basso dosaggio ha una indicazione elettiva per la sintomatologia negativa della schizofrenia, 2-4 mg per intenderci, 4-8 mg invece potrebbe avere un ruolo importante anche sulla sintomatologia positiva. Cariprazina, anche questo è un antagonista dopaminergico con un buonissimo profilo di agonismo serotoninergico, è un farmaco che è stato approvato dall'FDA per la schizofrenia e approvato per la mania acuta e gli stati, gli episodi misti associati a disturbo bipolare 1. È un farmaco con una particolarità, ha una affinità elettiva per i recettori D3 e che potrebbe avere un ruolo importante nell'ambito della sfera cognitiva. Iloperidone è un altro farmaco importante con un buonissimo profilo di rapporto dopamina-serotonina, è un farmaco con una buona azione di antagonismo sui recettori dopaminergici, problema che ha anche una elevata affinità per i recettori adrenergici e che potrebbe determinare delle problematiche vasomotorie. Come vi dicevo, l'urasidone, che è stato approvato anche recentemente nel febbraio 2017 dalla nostra Agenzia Italiana del Farmaco, prende il nome di Latuda, è un farmaco che è stato approvato per schizofrenia a partire dai 18 anni di età, mentre l'FDA ha approvato questo farmaco, l'urasidone, sia per la schizofrenia che per la depressione maggiore. È un farmaco con, vedete, una elevata affinità per i recettori dopaminergici, in particolare per i D2 e per i 5-HT7, un po' come clozapina. Anche questo farmaco potrebbe avere un ruolo importante nella sfera cognitiva.
ha una moderata affinità per i recettori adrenergici, ma questa è una particolarità importante, ha una bassissima affinità per i recettori muscarinici e per il recettore H1 dell'istamina, il che fa sì che questo farmaco ha un buonissimo profilo di impatto metabolico e non incrementa la conduzione del tratto QTC. Invece da circa un anno, oramai approvato dall'FDA, questo farmaco Nuplazid, il pimavanserin, che ha un'indicazione specifica sui fenomeni allucinatori e fenomeni psicotici associati a morbo di Parkinson. Invece, giusto per terminare questa querelle sugli antipsicotici orali di nuova generazione, sul modello chetamina per la schizofrenia sono in corso di approvazione e di sviluppo tutta una serie di farmaci che hanno come focus, come regolazione il recettore postsinaptico dell'acido glutammico, l'N-metildiaspartato, in particolar modo il sito della glicina, e tra questi farmaci sicuramente quello che nell'immediato futuro sembra avere un po' più successo è la dicloserina. Invece quest'altro farmaco, l'oxapina, che è un farmaco in realtà non di recente commercializzazione, ma è recente la formulazione, recentissima la formulazione per via inalatoria sotto forma di spray nasale, ed è un farmaco caratteristico, questo perché ha una farmacocinetica, ripeto, sotto forma di spray nasale, rapidissima, come vedete, nel giro di 1-3 minuti ha già efficacia e ha un'indicazione, verrà commercializzato con indicazione precisa per la dimensione agitazione psicomotoria associata alla schizofrenia e al disturbo bipolare. In alternativa a tutt'oggi è possibile utilizzare anche nei nostri reparti, lo utilizziamo con buon successo, aripiprazolo intramuscolare 9,75, molto utile su questa dimensione agitazione psicomotoria, sia, ripeto, nell'ambito della schizofrenia, sia in altri quadri clinici. E passo rapidamente a dire qualcosa in merito ai long acting. Oggigiorno non è possibile trattare, una relazione di psicofarmacologia della schizofrenia se non si parla dei nuovi LAI. Questi sono, vedete, i LAI di seconda generazione e è citato anche Trevicta, che è il farmaco di terza generazione, giusto per fare un confronto, vi mostro questa diapositiva dove c'è un confronto tra i vecchi e i nuovi LAI, detti impropriamente vecchi e nuovi, scusatemi, sono LAI di prima generazione e di seconda generazione. Quelli di prima generazione, vedete in azzurro, aloperidolo, flufenazina, perfenazina e zocoprantixolo, sono, come sapete, sostanzialmente dei decanoati che sono ottenuti da un processo di esterificazione di una molecola di acido grasso a lunga catena, il che determina problematiche non da poco di liposolubilità. E soprattutto nei soggetti psicotici che fanno uso, hanno una comorbidità per l'abuso di sostanze, questi farmaci andrebbero evitati. Sicuramente vanno molto meglio, se proprio dobbiamo adoperare dei LAI, dovremmo adoperare i LAI di seconda generazione, in particolar modo risperidone, aripiprazolo e paliperidone, perché sono sostanzialmente disciolti in soluzione acquosa. Ma c'è un quid che va posto all'attenzione di tutti,
è quello della indicazione con cui questi LAI di seconda generazione sono stati approvati. Lo ricordo, sono stati approvati risperidone RP, Zipadera, Abilify Maintena e paliperidone, palmitato, Xeplion, ma hanno un'indicazione precisa sul mantenimento dei sintomi schizofrenici in pazienti che sono stati stabilizzati prioritariamente con l'orale, risperidone orale, olanzapina orale, Zyprex, o Abilify orale. E in realtà presto sarà approvato Abilify Maintena anche in acuto, in pazienti che però prima vengono stabilizzati con Abilify intramuscolare, e a questa indicazione fa eccezione Xeplion, il paliperidone mensile, in quanto, come vedete, è sempre sì indicato nei soggetti che appunto devono essere prima stabilizzati con l'Invega, per intenderci, ma in casi selezionati possiamo eseguire Xeplion anche in pazienti non stabilizzati, quindi in acuto. Si esegue Xeplion 150 mg come fiala di induzione e dopo 4-7 giorni, generalmente oramai nei nostri SPDC con le giornate di degenza, che i tempi di degenza che si accorciano sempre di più, è la prassi che dopo 4 giorni si esegue la fiala di Xeplion mensile con lo stesso dosaggio a un dosaggio inferiore. Per i soggetti che sono stati stabilizzati perlomeno da 4 mesi con Xeplion mensile, possono passare al paliperidone trimestrale, che prende il nome negli Stati Uniti di Invega Trinza e in Europa e in Italia di Trevicta, che tra poche settimane verrà commercializzato. E chiudo il mio intervento facendo una panoramica su quello, una sintesi su quello che abbiamo visto insieme. Abbiamo visto come l'innovazione psicofarmacologica ci apporterà nel prossimo futuro farmaci che hanno sicuramente un buon impatto, una buona efficacia sui sintomi psicopatologici, ma anche sono farmaci che hanno sicuramente un miglior profilo di tollerabilità rispetto ai farmaci di prima generazione, e soprattutto sono farmaci che, come avete visto, hanno un focus preciso sul funzionamento del soggetto, funzionamento cognitivo, funzionamento sociale e globale del soggetto. Questi aspetti sicuramente possono essere uno dei viatici affinché con i pazienti si possa instaurare una reale relazione terapeutica e soprattutto una adeguata aderenza ai trattamenti farmacologici. Il problema dell'aderenza ai trattamenti farmacologici è un problema core nei nostri servizi. Tanto si è scritto, tanto si è detto, si tengono corsi, facciamo corsi di psicoeducazione. In realtà il problema rimane. Il problema rimane anche perché forse non lo si affronta in maniera moderna. Oramai, dicevo prima dei LAI, non si può oramai fare una relazione di psicofarmacologia se non si parla di questo grande ausilio che abbiamo adesso noi clinici. Ma il problema è che non lo si fa in chiave moderna. Purtroppo talvolta il retaggio anche di noi clinici è legato a, diciamo, visioni un po' arcaiche relative ai LAI. Ricordo che oramai ci sono dei dati incontrovertibili di letteratura, ma soprattutto anche dei dati clinici, che ci indicano come i LAI, soprattutto di nuova generazione, determinano una maggior compliance del paziente e quindi una
riduzione delle fasi intercritiche di malattia e soprattutto determinano un abbattimento dei tassi di riospedalizzazione. Questo, ripeto, può essere un viatico importante con il paziente, ma certamente non si può ragionare così come si faceva nel 66 quando è uscito flufenazina o quando è uscito aloperidolo decanoato. Certamente l'impatto di noi clinici deve essere sicuramente diverso. Penso che va cambiata la mentalità in primis in noi, perché in realtà questi farmaci sono proprio quelli che possono determinare un progetto di cura che ha come partenza eventualmente l'SPDC perché il paziente all'esordio, ma anche in un ambito territoriale, perché no, in un ambito riabilitativo. Ma la questione deve essere forse quella che questi farmaci permettono un nuovo percorso che non è affatto quello che dicevo in apertura, cioè lo spegnimento dell'infiammazione o addirittura del paziente. Ma perché no? Questi farmaci possono essere il viatico affinché con il paziente e con i familiari soprattutto si ragioni in termini di costruzione di un percorso che in primis, a mio avviso, deve prevedere anche la sospensione della fiale stessa per un tempo che poi valuterà il medico in funzione della clinica del paziente, ma deve prevedere eventualmente l'interruzione della fiala per il passaggio a una terapia orale o addirittura, e io penso che questo noi lo dobbiamo ai pazienti, un trattamento che non sia esclusivamente farmacocentrico. Io penso che questo sia fondamentale, penso che questo può creare nuovi presupposti nelle relazioni, anche dai primissimi esordi, ai primissimi incontri con i nostri pazienti, e questo sicuramente può determinare una attitudine, diciamo così, chiamiamolo così, diversa del paziente alle cure. Io penso che se non si creano questi presupposti, poi è abbastanza inutile o addirittura puerile da parte di noi clinici lamentarci dell'aderenza al trattamento che viene meno. Grazie.